Grazie Presidente. Il sindaco Spadoletta anche oggi è riuscito con una grande impresa a portare la città di Pascale con Pepino veramente basso. In maniera particolare resto basito del Partito Democratico di come possa legittimare il Giuda della politica frascalata assessore, colui che dal 2009 al 2014 sedeva sui banchi dell'opposizione criticando aspramente l'operato del centro-sinistra frascalano, colui che dichiarava che mai e poi mai si sarebbe messo seduto con esponenti della sinistra. E lei, signor sindaco, si è fatto dettare la linea da alcuni senatori romani. Non bastava l'accordo tra il senatore di Colonna e l'uomo di Marino, ma bensì Frascati è mai divenuta terra di conquista di senatori nell'ambito del nuovo centrodestra, di consiglieri regionali nell'ambito del nuovo centrodestra, che hanno preteso che il Giuda diventasse assessore al posto di Canestri. Esprimo la solidarietà umana a Alberto Canestri, il quale davvero uomo ha spiegato i fatti e non c'è nulla di politico, ma bensì la bravosia di qualcuno di arrivare a sedersi sulla poltrona di assessore rinnegando anche un passato in alleanza nazionale come responsabile giovanile, che tra l'altro era un responsabile giovanile che neanche andava a friggere manifesti per quanto era vivo. Vede, signor sindaco, al suo posto io ho anche un suggerimento: avrebbe voluto nominare una sua elettrice una ragazza in gamba, Silvia Blasi, figlia del delegato Andrea Ruba, che quantomeno si sta laureando veramente in una nota università romana, piuttosto che qualcuno che per anni si è sfasciato, laureato in ingegnere e siamo venuti a sapere che invece neanche è laureato. Questi sono i Giuda che ad oggi fanno parte del centro-sinistra pascalano, soggetti che mai e poi mai emergeranno nella politica di questa città, perché coloro che tradiscono una volta sono abituati a tradire sempre. E non capisco come possa Vincenzo Casagrande, Francesca Meloni, Ercole Zangrini, Dardo Davanti, Filipponi, Morelli, Gardini, legittimare colui che veramente per anni faceva delle battaglie proprio sulla raccolta differenziata, forti critiche al centro-sinistra, improvvisamente vi siete dimenticati tutto perché il senatore Astorre vi ha detto bisogna eseguire e obbedire determinati fatti. Bene, a questi accordi, a questi fatti, fortunatamente non facciamo parte e rimaniamo orgogliosi a fare opposizione. Grazie, consigliere Fiat.